chiamate e che ruolo avete all'interno della band? Allora, ciao, io sono Vittorio e sono batteria e seconde voci. Io sono Pietro, suono la chitarra e canto. Come vi siete conosciuti? Come è nata questa band? Noi ci siamo conosciuti perché abbiamo un'amicizia in comune che è nostra madre, siamo fratelli quindi ci conosciamo dalla nascita. La band è nata quando io circa avevo 13 anni e sì, Pietro 15, una roba del genere. È nata un po' come nascono tutte le band, vedevamo, ci piaceva la musica, poi per farla breve è stato un insieme di tante piccole cazzate che però ci hanno rovinato la vita, tipo School of Rock di Jack Black, Guitar Hero, sì, videogioco. HSD, poi c'era un mio amico alle medie che suonava la chitarra elettrica, era il più figo di tutti, volevo farlo anche io, però poi ho suonato la batteria. Comunque sei partito andando indietro, Insomma, abbiamo cambiato varie formazioni con varie persone, ma alla fine il concetto era sempre di fare una band insieme. Abbiamo scremato per un motivo o per l'altro, Covid incluso, fino ad arrivare alla formazione attuale, che è quella dal 2020, quindi dalla pandemia, che è come duo. Ok, doppia domanda, di dove siete e la zona in cui siete cresciuti ha influito sulla musica che fate, sulla vostra esperienza musicale? Vado io. No, noi siamo cresciuti orgogliosamente, rabbiosamente nella provincia di Cuneo, quindi arriviamo da Lagnasco, che è un paese vicino a Saluzzo. Aperta campagna, grandi spazi, poca gente, poche cose da fare. Quindi a livello di scena musicale, sì. Perché comunque, volenti o nolenti, ora un po' di meno, ma negli anni passati di band ce n'erano parecchie e abbiamo sempre suonato un po' con tutti e conosciuto e avuto a che fare con tutti. A livello di background, sicuramente essere cresciuto in mezzo agli alberi, in mezzo al nulla, ha fomentato un po' quello che è lo stile sia testuale che anche musicale della band. Quindi direi assolutamente in entrambi i casi sì. Mi raccontate brevemente la storia della vostra band? Allora, noi ci formiamo all'incirca nel 2016, sì, una primissima versione 16-2017. Una primissima versione di Boschi Bruciano, che non ci chiamavamo ancora così, avevamo un altro nome. Poi dopo abbiamo fatto un anno di prove matte disperatissime, poi abbiamo esordito con il primo live al Freakout Fest di Fossano. Da lì abbiamo cambiato diverse formazioni, poi siamo arrivati con un'ultima definitiva come quartetto, in cui c'eravamo ovviamente io e mio fratello, poi Giulio Morra e Maurizio Lisio, con i quali poi abbiamo fatto uscire un disco sotto Bianca Dischi, appunto la nostra etichetta, che è tutt'oggi la nostra etichetta, che si chiama Ci Pesava. Avevamo un tour in programma, ma purtroppo l'emergenza pandemica del 2020 ce l'ha fatta annullare. Sì, delle 30 date che avevamo ne abbiamo fatte 10, poi ovviamente è arrivato il Covid e insieme alle date si è portato via un paio dei membri, ovviamente non a livello fisico, non sono passate la miglior vita, però siamo ovviamente mega in buoni rapporti, ma hanno preso altre strade. Noi abbiamo iniziato a scrivere quello che è il disco che sarà in uscita all'inizio di quest'anno che viene, quindi inizio 2023, e da allora, da quando si è potuto ripartire a suonare, quindi agosto scorso, siamo alla 58esima data in giro per l'Italia, con un EP che è stato il primo EP che abbiamo buttato fuori come duo, che consiste in una cover e un singolo che si chiama Fuoco, e la cover è l'ultima festa di Cosmo, e niente, abbiamo suonato in lungo e in largo il più possibile e adesso siamo qua che fremiamo di finire le ultime date prima di Natale, mangiare il panettone e poi partire col disco nuovo, il tour nuovo, che sarà il nostro secondo disco ma il primo come duo, quindi molto probabilmente sarà un nuovo esordio, ma siamo molto fiduciosi. Mi raccontate la storia dietro il vostro nome? Allora, questa è una domanda che ci fanno sempre, 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 quindi abbiamo tantissime versioni per tutti i gusti, per tutte le false. Tutte false. No. Allora, la più gettonata, quella che ci hanno detto che ci piace di più, e allora quando stavamo cercando il nome della nostra band, ovviamente cercare il nome della band è una delle cose più difficili, è un parto, chiunque una band sa che è una roba impossibile. Noi siamo andati su Google, abbiamo cercato provincia di Cuneo e la prima cosa che ci era uscito era allarme incendi in tutte le vallate cuneesi, e da lì in pratica a grandi linee i boschi bruciano. Poi ci sono tantissime altre storie, ma dovremmo berci una bottiglia di qualcosa e ve la racconterei tutte, ma non si può. Quali sono i vostri riferimenti musicali, quelli da cui vi fate ispirare? Anni fa, almeno un paio d'anni fa, quelli che sicuramente sono stati i riferimenti del nostro primo album come quartetto, avrei fatto grandi citazioni su tutto quello che è la musica underground a livello, diciamo, di rock o indie rock italiano, quindi da Ministri, Fast Animal and Slow Kids, Zen Circus, Teatro degli Orrori, forse tra tutti, e anche Verdena e chi più ne ha chi ne mette. Chi più ne ha? Come cazzo? Non ti impegolare, non mi ricordo. Che non sai farlo. Comunque, insomma, questo è, però da quando siamo rimasti in due ci siamo siamo diventati parecchio più tamarri, abbiamo, diciamo,
abbiamo deciso di guardare un po' verso l'estero per cercare di fare qualcosa di nuovo, e un po' anche obbligati dalla formazione ridotta abbiamo cercato di rendere un po' più scarno il sound, e quindi vedrete con l'uscita del disco facciamo... Bah, a livello di, se devo citare qualche band, di sicuro, vabbè, tralasciando i Royal Blood che è abbastanza banale come risposta dato che siamo un duo, sicuramente Kilopatrick, i Notting Thieves, cioè, abbiamo imparato tantissimo. Death From Above, anche 1979, i Japan Rocks, anche se forse un po' di più agli inizi, adesso sì, un po' tutta di quella meno. Che è la scia canadese del rock anni 2000, i Blue Stones, sì, Blue Stones, tutto e poi tantissimi altri. Di solito voi dove provate? Avete una saletta dedicata? Avete degli spazi dedicati alla musica? Abbiamo una saletta che è la saletta in cui suoniamo da quando siamo ragazzini, che a dire il vero è un granaio che piano piano negli anni abbiamo messo a posto, e a partire dal 2020 l'abbiamo trasformato lentamente in un home studio, e lì abbiamo fatto parecchie prese. Sì, buona parte delle prese del disco che andiamo a far uscire le abbiamo fatte direttamente lì, per poi produrlo a Ferrara al Natural Quarter Studio di Emanuele Fusaroli, dove che è un po' la culla della musica underground che ci piaceva, quindi ci sembrava un po' chiudere il cerchio e andare a finirlo là. Quindi... Domandona un po' più spessa, che cosa vi spinge a fare della musica? La mancanza di alternative di sicuro, cioè per noi non esiste un piano B, cioè probabilmente nella vita non esiste neanche un piano A, però per quanto ci riguarda... Anche perché la storia dei piani A e dei piani B nella vita sono una grande truffa dei genitori, di quello che ti racconti. E da quando abbiamo iniziato a suonare che ci parlano sempre del piano B, ancora non abbiamo approfondito quello A. Detto ciò, suoniamo perché non abbiamo alternative, cioè fondamentalmente l'unica cosa che ci rende veramente felice, che ci fa venire, ma è un po' l'unica cosa che sentiamo di saper fare, poi sarete voi a dirci se veramente lo sappiamo fare, ma anche solo a cui appartenere, cioè molto bravo, hai detto bene, è l'unica cosa a cui ci sentiamo di appartenere, questa è la risposta, piano piano scavando ci siamo arrivati. Per quanto riguarda proprio la fase un po' più concreta, come viene il processo di creazione delle vostre canzoni? Avete un posso schema? Rispondere? Certo, prego. Per quanto riguardava i tempi in cui eravamo quartetto, ma non ci interessa più, eravamo molto classici con Pietro che da cantante arrivava, il provino, chitarra acustica, adesso abbiamo cambiato totalmente faccia da quel punto di vista, abbiamo un metodo un po' più moderno dato che abbiamo iniziato a registrarci la roba da soli. Noi in pratica, detto facile, scriviamo tutta la musica. Come se dovessimo far uscire un pezzo strumentale, diciamo questo potrebbe essere una strofa, questo è un ritornello, questo è un bridge, costruiamo tutta la musica e poi dopo ci inventiamo sopra, prendendo da versi che avevamo scritto, noi scriviamo i testi 50-50. Sì, musica e testi sono totalmente a metà, quindi... Mischiamo i versi, ne scriviamo alcuni sul momento... Tutte le trozzate che si sentono poi nel disco no sono anche merito suo. Insomma, ci facciamo una base e dopo ci buttiamo sopra le voci in studio come farebbe un rapper, poi dopo risuoniamo tutto con le varie modifiche che abbiamo fatto. Quindi in questo vostro processo non vi fate seguire da produttori, arrangiatori? Quello in un secondo momento. Nel momento in cui abbiamo dei provini, dei brani che ci... Cioè, così è andato per questo disco che buttiamo fuori, il primo come duo. Abbiamo fatto tutte delle preproduzioni noi, quindi abbiamo portato i brani al massimo che riuscivamo proprio a livello di band. E poi solo allora abbiamo inserito... Sì, in pratica abbiamo fatto una produzione in post-produzione. Esatto. Quello che sentite sul disco l'abbiamo registrato noi, a parte le voci. Che abbiamo fatto perché abbiamo cambiato testo, e alcune chitarre. E poi abbiamo prodotto tutto in post-produzione con Michele Guberti, detto Gubba, che se vedrà mai questa intervista. Ciao Gubba. Abbiamo parlato prima dei testi delle vostre canzoni. Quanto sono importanti per voi i testi? Ci sono determinati messaggi che volete inviare tramite i vostri testi oppure no? Ma per noi i testi sono...
sono molto importanti, ma è difficile dire se il testo importa, perché sentiamo tutto importante, a noi piace sentire le canzoni, dico le canzoni degli altri, ci piace sentire il testo, ci piace sentire le linee vocali, i suoni. Sì, non ci definirei una band testuale, cioè di quei gruppi che ascolti i testi. Ma neanche uno di quei gruppi in cui i testi non sono proprio in secondo piano. Noi ci teniamo a dire alcune cose, ma sono nell'insieme di tutto quello che stiamo facendo. Stiamo molto dietro al suono delle parole, oltre che al significato. Cioè, meglio un significato a volte leggermente più banale, però con delle belle parole a livello di suono e di fonetica. C'è un approccio un po' anglosassone, forse, nel concetto, piuttosto che dilungarci tanto nell'esprimere concetti alti. Ma per spiegare l'importanza del testo mi ricollego alla domanda di come scriviamo. Quando noi scriviamo partiamo da una musica che ci soddisfa e poi buttiamo su dei versi senza porci il problema di che cosa stiamo andando a parlare, dei versi che sentiamo con delle parole forti, delle espressioni, dei suoni proprio forti, e poi piano piano il testo decide lui di che cosa sta parlando. Scriviamo magari una strofa e mezzo ritornello e ci guardiamo e diciamo: di cosa stiamo parlando? Capiamo di che cosa stiamo parlando, e poi dopo scriviamo tutto il resto della canzone sapendo di che cosa stavamo parlando e andiamo anche a correggere quello che stavamo dicendo prima. Però tendenzialmente quello che esprimiamo in questo momento della nostra vita a livello proprio di tematiche sono prima di tutto la guerra, la solitudine, probabilmente, che possiamo ridere e scherzare, ma è una grande realtà della nostra generazione. La mancanza di prospettiva sicuramente è uno dei temi del disco che abbiamo fatto, perché poi giustamente sono brani che volenti o nolenti sono nati in quarantena, quindi anche se siamo stati tra virgolette fortunati, perché l'abbiamo fatto insieme con una sala prove e la possibilità, cioè, di lavorare e di tenerci impegnati, cosa che non tutti hanno avuto. E detto ciò, comunque è inevitabile che si sarebbe riscontrato questo tipo di tematica, e in generale è un po' la condizione dell'under 30 in provincia. Cioè, abbiamo cercato di discostarci un pochino da quello che era il concetto del primo disco, che possiamo definire post-adolescenziale, proprio a fare il film. Secondo me ha grandissime linee. Una visione un po' più adulta di quello che erano le tematiche del primo disco, senza però prendersi troppo sul serio. Quella è una roba che abbiamo con gli anni. Posso già iniziare a dire? Non prendersi sul serio a livello di parole proprio. Sì, esatto. Le parole abbiamo una verve più ironica e canzonatoria, ma madonna che parole che non ho visto, sembra così. Sei studiato. E niente, mi sembra quanto. Poi finiremo. Poi anche lì dovremmo berci una bottiglia e parlarne. Beviamo sta bottiglia. Ragazzi, ci organizziamo. Così capisci, ci sei nemici, sentimi come me, sentimi come me. Sono musica frivola, se rifletto sto male, ma le troncare, mi viene a colcollare. Il lavoro non mi piace, la ragazza bella non mi lascia in pace. Quanto te, vorrei sbagliarti, ma non posso. Aspetto ancora più pratico, la parte legata ai concerti e ai live. Parlatemi dell'esperienza di salire sul palco, è un'esperienza che vi piace, che vi spaventa, come la vivete? Salire sul palco non ci ha mai spaventato. Io mi spavento quando non ci sale. Esatto, il più grosso problema è stato appunto in un anno e mezzo di Covid non poter fare concerti, cioè è proprio una roba... mi aveva colpito tanto un suo vecchio insegnante di batteria che quando era un pischebile aveva chiesto: ma ti fa paura salire sul palco, stai male prima di salire? Perché sai, è un po' un cliché, no? Star male per salire sul palco. E lui ci aveva risposto: io sto male quando non salgo sul palco. E mi aveva colpito molto, e per noi è esattamente così. Finché si possono fare concerti, noi alla fine ci dà un po' la carica per affrontare la settimana successiva, quindi è un po' il fulcro di tutto. Se quello funziona, le date ci sono, tutto il resto va sempre bene. So che sono due esperienze molto diverse, però cosa preferite? Suonare magari in un ambiente più intimo durante le prove o più fare un qualcosa all'esterno come i live? Alle prove, le grandi emozioni che secondo me proviamo noi a suonare, le prove, non tanto fare le prove di scaletta, ma
ci sono quei momenti in cui scrivi qualcosa e veramente dici cazzo, questo fila, che bello, che bello, che bello, che bello. Quella è un'emozione, la seconda è sicuramente là. Sì, non, sì, non ce n'è. Qual è il posto più figo in cui avete suonato che magari vi ha emozionato di più? Ah, è una mega gara, cioè posso farti una top 5 magari, non saprei. Con questo progetto, beh, a inizio estate abbiamo aperto Giancane a Pavia, c'erano 2000 persone, quindi è stato un bel battesimo, è stato un bel battesimo alle grandi folle che poi non sappiamo se riusciremo mai a ripetere. Contesti come Rockish di Torino che abbiamo fatto due volte in esterna e in interna, è stato bello perché non raccontiamo, cioè non c'è una città che picchia come Torino, anche a livello proprio di pubblico, cioè la gente più calda, lo notiamo anche quando andiamo da spettatore e andiamo a vedere altre band, cioè la gente calda e c'è sempre una bella accoglienza e fortunatamente, incredibilmente, forza essere testoni e andare in giro a suonare, c'è perfino gente che canta le canzoni del Persevera, quindi... Canzoni che non sono ancora canzoni uscite. Canzoni inedite, quindi le sappiamo noi e loro, è molto bello, quindi in generale... qualunque concerto a Torino fatto in quei contesti. Ma io non faccio questa grande distinzione, esatto, tra i concerti, che ci sia gente o non ci sia gente, non dipende neanche tanto dalla location o da chi hai davanti, se ti emozioni o no, quel live lì è una roba più che altro tua di musicista, tua di persona che in quel momento lì ti sei. Sì, dipende anche come sei preso, delle volte abbiamo fatto anche delle serate mega fighe dove allora non hanno presi male per un motivo o per l'altro, o anche sono stanchezza di 7-8 ore di macchina per arrivare lì, e allora hanno riverberato un po' meno a livello proprio emotivo. Sì. Lui prima ha citato il concerto in apertura a Giancane che c'erano 2000 persone ed era per noi una roba incredibile, sì. Io ero tranquillissimo, uno dei concerti che ero più agitato è stato a Ferrara, al Black Star, perché ad ascoltarci c'erano i nostri fonici, tra cui Male Fusaroli, che abbiamo una venerazione. E anche c'erano anche dei booking che non di sentirci, ed era un contesto con 50 persone. Cioè, 50 persone a dir tanto, sì, proprio una serata tranquillissima, ma lì veramente agitatissimo. Invece le 2000 di Giancane con il line check sul palco, tranquillissimo. È una roba tua soggettiva di te che suoni, non dipende né dalla folla né dalle situazioni, secondo me. Cosa non può mai mancare durante il vostro concerto? Il sudore. No, quello sì. In generale proprio il fatto di cercare... Sì, a parte il rumore e il sudore che sono robe un po' scontate facendo rock and roll, ma non deve mai passare per scontato il fatto di quanto ci sentiamo grati e fortunati di essere lì. Perché nel momento in cui resta una cosa scontata, andare in giro a suonare... un po' paura che poi magari il me fra 10 anni, il me di diciamo 35enne, 37enne la pensava diversamente, ma ad ora penso quello, cioè finché riusciamo a dare tutto quello che possiamo sul palco a livello proprio di voce, mani, gola, tutto quello che riusciamo, allora funziona, da lì andare in là. Ma in realtà il live nostro, cioè più andiamo avanti più lo penso, ma la roba mia non deve essere anche tua per forza. Io lo vivo come una grande festa e la roba secondo me imprescindibile è che il pubblico davanti abbia anche lui voglia di fare festa. Certo, sì. Nel momento in cui io ti do che sto facendo rumore e tu ricambi facendo rumore perché io sto facendo rumore, allora lì per me sì, tutto funziona. Possono essere in cinque nel pubblico, io suonare malissimo, ma la serata è bellissima. Secondo me la musica in condivisione, specie quella in versione live, quindi quello per me invece è proprio l'unica roba che non può mancare là. La risposta del pubblico, anche se sono 5 persone. Quindi vi faccio un'altra domanda, anche questa molto personale. Avete qualche rito o scaramanzia che fate o che avete prima dei concerti? Per fortuna no. No. Perché i concerti ce li viviamo proprio bene. No? Sì, no. Non abbiamo mai avuto la roba dell'omnidio. Non abbiamo mai avuto, ma non è per fare il coraggioso dire non abbiamo mai avuto paura. No, anche se lo sento, nonostante non è che siamo, vabbè, Michael Jackson, il palco nel nostro piccolo, cioè almeno io lo sento talmente il mio elemento che sono proprio tranquillo quando vado a suonare. Sì, dà proprio un po' senso a tutto. Quindi in generale, poi sarà che siamo fratelli, viviamo insieme, lavoriamo insieme, a parte quando si dorme. Non c'è neanche bisogno di fare la roba scaramantica, cioè abbiamo fatto dei concerti che non ci vedevamo prima di stare sul palco, ci siamo beccati sopra, non ci siamo neanche detti buon concerto, siamo partiti e abbiamo suonato, quindi è un po' così, cioè no, proprio per fortuna no, esatto. siamo tranquilli quando ci dicono sali sul palco, non dico che non ci agitiamo mai, succede, ma è sempre, per fortuna è sempre un'agitazione bella che ti pompa un po' l'adrenalina lungo la spina dorsale, ma cioè te la godi, non è una roba che
che sono agitato, no, sono ansioso, mi carica, ci carichiamo come dei pugili quando suoniamo. Non... Quindi oltre alla parte più legata all'aspetto sonoro, curate anche l'aspetto, diciamo, di visual del vostro concerto, nel senso il modo in cui vi ponete sul palco, il vostro abbigliamento? Stiamo iniziando adesso. Cioè, proprio una roba negli ultimi anni è stato esclusivamente la questione sonora. Ora abbiamo iniziato un attimino a trovare il nostro elemento a livello di sound. Una volta trovato il sound, uno si può concentrare su tutto il resto. Però nell'ultimo anno di concerti e anche nei sei mesi precedenti in cui abbiamo scritto il disco è stato principalmente il sound. Sì, anche perché comunque la sfida del portare in giro, beh, poi sentirete la musica che facciamo come duo, a livello tecnico e anche proprio pratico, da riuscire a fare un muro di suono in due ha richiesto non poche peripezie. Quindi fino ad ora è stato un po' quello, ora che fortunatamente tutta la faccenda sta iniziando a essere più fluida. Iniziamo e che usciamo effettivamente col disco, stiamo proprio un pochino spostando l'attenzione a altre cose che per molte altre persone probabilmente sono più importanti. Che sì, stiamo cercando di fare in modo che non sia solo andare a sentire i boschi, ma sia anche andare a vedere i boschi, esatto, in qualche maniera. Ovvio che è sempre tutto un discorso a servizio di quello che vogliamo trasmettere come artisti, non è che... Sì, poi fortunatamente, cioè, essendo in due, di due metri, con le facce che abbiamo identiche, cioè alla fine è più questione di vestirsi decentemente per adesso. Poi tutta la questione scenica, anche quello che ha a che fare con avere a che fare con le persone, andiamo in un modo un po' punk anche. Non è che stiamo troppo a pensarci, sai, ci prepariamo questo perché diciamo questo e ce la viviamo in base alle persone. Ci sono i live in cui conviene andare un po' più dritti e non parlare tanto, i live invece in cui l'interazione con quello che è venuto a sentirti, sai, anche proprio la presa per il culo. No, una roba molto nostra, non prepariamo, cioè per scelta nostra non prepariamo mai i discorsi o le presentazioni di nessun brano, ci piace proprio improvvisarli e improvvisiamo chi dice cosa, non è che sappiamo che lui si accorda, allora per forza devo parlare io, o io sto cambiando la patch dell'SPDSX, sì, allora deve parlare lui. E tutto, noi come ho detto prima, ce la viviamo molto come una festa con il pubblico, quindi se in quel momento lì mi sento di dire qualcosa parlo, se non mi sento di dire niente faccio tutto con la cassa e dopo un altro pezzo. Che strumentazione utilizzate sul palco? Che domandone. Non ti basta il nastro, spero che la batteria carica. Sì, questa è carica. Noi, cioè, fondamentalmente è l'attrezzatura. Falla facile. Mega easy, è l'attrezzatura di un quartetto. Cioè, due ampli da chitarra, un ampio da basso e una batteria. L'unica differenza è che due ampli da chitarra e un ampio da basso li uso su tutti io, quindi sono molto contento. Abbiamo qualche suono campionato, quella, ma... Sì. Questa vita tra suonare in vari locali, magari anche dei tour, come la vivete questa esperienza? Ma è l'unica vita adulta che conosciamo, quindi cioè noi è talmente da sempre che vogliamo fare questo che da sempre ci siamo sempre solo impegnati per fare questo, quindi non saprei neanche dirti, sai, quando andavo all'università, che studiavo lì o quando facevo quel lavoro là, cioè ci siamo sempre rabattati a livello di lavoro per riuscire a mangiare giustamente, ma è sempre girato tutto intorno all'andare in giro a suonare. Quindi non saprei, è come abbiamo, tu cosa diresti, è come abbiamo vissuto proprio tutti quelli che sono gli anni dall'adolescenza in poi, cioè, quindi se mai un giorno smetteremo ti dirò com'era. Ti diciamo com'è la vita normale, poi magari mi piace, mi sono sbagliato in tutti questi anni. Parliamo un attimo del passato, quindi gli ultimi due anni, chiusura, lockdown e quant'altro. Per voi è stato un momento comunque creativo? Siete comunque riusciti a portare avanti a progetti musicali? Oppure è stato un periodo più fermo rispetto ad altri? Creativo, cioè, tantissimo. All'inverosimile. Cioè noi suonavamo
6, 7, 8 ore al giorno. Ma anche perché, cioè, come tutti eravamo un po' tristi e sconsolati, l'unica maniera era andare in sala, comprare della roba su Amazon che poi usavamo per lo studio e imparare come si registrano le cose, farci provini, suonare tantissimo. E, anzi, probabilmente il fatto di avere la saletta che coincide con casa nostra ha fatto sì che noi eravamo in lockdown, ma comunque potevamo registrare, fare... Sì, a noi il lockdown ci ha distrutto a livello di live, nel senso che non potevamo andare in giro a suonare, a vedere gruppi suonare, però sulla produzione personale assolutamente no. No, poi abbiamo scoperto internet come strumento di... che dovrebbero farlo un po' di più tutti, secondo me, vedere internet come strumento di apprendimento piuttosto che di divulgazione, perché... Esatto, abbiamo un po' chiuso baracche e burattine e ci siamo concentrati su quello che era... proprio il sound della band, le canzoni, questo e quell'altro, e avendo tra virgolette il lusso del tempo che probabilmente senza lockdown non ci sarebbe stato, cioè non abbiamo la classica ansia che ha ogni musicista quando è lì che sperimenta di guardare gli altri, che sia su Instagram o Facebook, perché erano tutti fermi, quindi anche la transizione da quartetto a duo, lui fa i sold out, io sono qui a sperimentare, invece erano tutti in casa tutti a fermi. Cucinare le focacce, noi invece facevamo sperimentazione. Sì, sono contento di come abbiamo trascorso quel tempo lì. Dove vi piacerebbe vedervi tra 5 anni? 5 anni sono tanti, spero di fare esattamente quello che facciamo adesso con tante più persone sotto il palco. Sì. E continuare a fare dischi, questo è... No, mi piacerebbe vedere della crescita, non, esatto. Non pretendo di dire voglio vedermi, oh mio Dio, super famoso, ma semplicemente che ci piace vedere il nostro pubblico che cresce, perché so che sembra una frase scontata, brutta, ma è la verità, c'è proprio una piccola famiglia che piano piano siamo tutti amici, siamo sempre esatto. Di più, siamo sempre di più. Sì, ma poi in generale anche proprio il discorso proprio egoistico a livello di band, vedere dove riusciamo a... cosa riusciamo effettivamente sì, a fare. Sì, è una gara con noi stessi e con il mondo, è un po'... la cosa più avvincente che abbiamo nella vita, come chi vuole fare carriera, il nostro fare carriera, cercare di far diventare sì. la schiera di Boschetti sotto il palco. Sì, considerato che questo sì. Qua è stato il primo anno in cui abbiamo fatto date come duo con questo tipo di concerto qua ed è ancora pre-disco, quindi effettivamente il gioco inizia a partire da gennaio, vedremo. Avete dei progetti futuri già in ballo, prossime uscite, prossimi live importanti? Ora finiamo il tour di quello che era il nostro primo disco, Barra EP, adesso a dicembre abbiamo ancora 4 date. Che poi in realtà è stato praticamente un pre-tour del sì, secondo esatto. Disco preparatorio, perché abbiamo suonato un disco totalmente inedito, già live, fregandoci sì. Altamente. Sì, parte del disco. Poi a partire, chiudiamo tutto il 16 di dicembre, ora abbiamo ancora 3-4 concerti, poi ci facciamo le vacanze di Natale e a partire, panettone e a partire dall'inizio anno nuovo uscirà il primo singolo e poi il secondo e poi il disco nell'arco del nei primi 2 mesi del 2023 uscirà il nostro primo disco come duo, quindi non vediamo l'ora, speriamo vada bene. Per forza. Consigliate 3 band, progetti, musicisti che consigliereste di ascoltare? Secondo me di sicuro Josh Whale. Sì, Josh Whale sono dei fenomeni. Ancora mai conosciuti. Tonno. Josh Whale, Tonno. Tonno, assolutamente. Non voglio ricadere nei classici... Non voglio ricadere negli Atlante, raga. Se siete in ascolto, vi abbiamo già detto tantissime volte che siete bravissimi, vi rispettiamo, bisogna fare pubblicità anche a qualcun altro. Esatto. Adesso. Quindi? E i Quercia. Quercia, sì. Cagliaritani. Sì, sì, fighissimi, fanno... Postarcorner, così. Sì, sì, sta. Se qualcuno volesse seguirvi, su che social vi può trovare? Un po' tutti, però non ne sanno di social. Un po' tutti, adesso di social non parlo. Ne sai più di me. Un po' tutti, ma in pratica l'unico, perché cioè, seguire un social in modo, non dico bene, ma un minimo decentemente richiede del tempo, quindi quello più attendibile per seguirci probabilmente Instagram. Sì, a Facebook era più una volta. Anche perché ho detto un po' tutti, ma tipo su TikTok non ci siamo. Noi non ci saremo mai, spero se ci vedete. Se parliamo con i posteri, noi del futuro, non so se esisteranno con i social o TikTok o roba così, però ad ora sta andando TikTok e noi non ci siamo, quindi boh. Si vedrà. Ci trovate su Instagram, su YouTube, su Facebook poco, perché mi dimentico di pubblicare anche su Facebook. E su Facebook ci sono solo i vecchi. Volete fare un saluto a chi sta guardando questo video su YouTube? Sì. Ciao YouTube. Già, ciao YouTube. We'll be right back.